La sfida tra Tavagnacco e Mozzanica va in scena sotto gli occhi del mister della nazionale Antonio Cabrini, grande prova di carattere del Tavagnacco che dopo essere passato in svantaggio con il Mozzanica riesce a ribaltare il risultato vincendo 3-1. Parte meglio il Mozzanica che si rende pericoloso già al sesto con Pirone, la numero 11 delle padrone di casa impegna Ferroli in angolo. Il Mozzanica si rende pericoloso all'ottavo con un colpo di testa di Giacinti. Al 23esimo prima azione dalla giallo-blu con Camporese che sbuca in aria riuscendo a intercettare di testa un cross da calcio d'angolo di Brumana. Al 33esimo dopo un tentativo di Sardu ci prova Brumana su punizione da fuori aria ma la sua conclusione termina lato. Al 43esimo è ancora Tavagnacco con Clelan che colpisce la traversa da distanza ravvicinata. Sulla respinta Sardu non è reattiva e l'occasione sfuma. Comincia la ripresa e al nono il Mozzanica passa in vantaggio con Giacinti, abile ad avventarsi su una respinta corta di Ferroli. Al 12esimo le padrone di casa potrebbero raddoppiare con Pirone, che da distanza ravvicinata colpisce il palo esterno. Al 15esimo pareggia il Tavagnacco, grazie a un passaggio filtrante di Clelan che libera Zuliani. La friulana tu per tu con Gritti non sbaglia. Primo cambio per il Tavagnacco, esce Frizza e entra a Pochero. La squadra ospite prende coraggio, al 21esimo sfiora la rete prima con Tutino, poi con Brumana, che dal colle dell'aria colpisce forte, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere avversario. Al 28esimo le giallo-blu raddoppiano grazie a Clelan, che supera Gritti con un delizioso pallonetto dal limite interno dell'area. Grande l'esultanza della scozzese al settimo sigillo stagionale in campionato. Al 35esimo Brumana libera la scozzese, che entra in aria ma viene contrastata regolarmente da Tonani. L'arbitro assegna rigore e manda negli spogliatoi il difensore del Mozzanica. Della battuta si carica Clelan che non sbaglia, fissando il risultato sul 3-1. La squadra di casa tenta di reagire, ma il Tavagnacco è bravo a contenere e a portare a casa i tre punti. Una vittoria meritata per le gialloblu, che non si sono fatte troppo condizionare dall'assenza di Mister Cassi in panchina, estromesso per un'interpretazione troppo zelante del regolamento da parte dell'arbitro. L'allenatore è comunque riuscito a impartire le indicazioni alle sue da fuori campo. Le friulane salgono così a 9 punti in classifica e sabato ospiteranno in casa il Cuneo.